Unisciti a noi per il Seder della Pasqua Ebraica in questa edizione di Radice Riflessioni, mentre celebriamo l'esodo dall'Egitto e la liberazione dalla schiavitù e dal peccato. Nel Levitico versetto 23 si legge: queste sono le feste del Signore, sante convocazioni che proclamerete nei tempi stabiliti, il 14° giorno del primo mese al crepuscolo è la Pasqua del Signore, e il 15° giorno dello stesso mese è la festa del pane azimo al Signore. 7 giorni dovrete mangiare pane azimo, il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete il lavoro abituale su di essa, quindi è proprio come uno Shabbat. Così qui stiamo celebrando la festa del Signore e con quella Batia accenderesti le candele. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai santificato con i Suoi comandamenti e ci hai ordinato di accendere il cero della festa. Grazie, Padre, che ci hai dato questa festa di Pasqua, che tu ne sei il fulcro. Ti ringraziamo nel nome di Yeshua, il Messia nostro Signore. Amen. Così tutti voi avete una Gadà davanti a voi da seguire, ed è questo il senso della Pasqua ebraica. Si tratta di raccontare la storia. Così in alto leggiamo il servizio del Seder. Qualcuno può dirmi cosa significa la parola Seder? Significa ordine. Quindi è esattamente quello che significa la parola Seder in ebraico. Significa ordine, organizzato e organizzato. Ora, al tavolo del Seder, abbiamo un piatto Seder e davanti a quel piatto abbiamo anche 3 mazza. Abbiamo qui 3 mazza, uno che sarà la Ficomen, che è in greco, e penso che è qualcosa di speciale nell'ordine del servizio della Pasqua ebraica. È davvero un riflesso della divinità, del cielo, è un riflesso di Dio nella storia mentre cercava la liberazione per il popolo ebraico. Poi abbiamo anche il piatto Seder e su di esso abbiamo qui i diversi elementi. Abbiamo i carpa verdi che possono essere prezzemolo o sedano. Abbiamo l'erba amara che in questo caso è rafano, può anche essere della lattuga. Abbiamo l'aroset composto da mandorle, noci e vino per ricordarci del mortaio che si metteva sui mattoni in Egitto. Poi naturalmente un osso di stinco o in questo caso un mini osso di stinco di agnello e un uovo arrosto. Questi sono gli elementi che compongono il piatto della Pasqua ebraica. Ora, l'ordine del servizio è di dire la santificazione, di lavarci le mani, di mangiare prezzemolo e acqua salata, di rompere la mazza di mezzo, di raccontare la narrazione, di lavare di nuovo le mani, di dire la grazia per la mazza, di mangiare le erbe amare, di mangiare il rafano e l'aroset con la mazza, di partecipare al pasto che faremo insieme, di dire la grazia dopo il pasto e dire l'allel e la preghiera per l'accettazione. Penso che l'intero Seder stesso, l'intero evento della Pasqua ebraica sia accurato dal punto di vista storico e lo celebriamo come storia nel nostro popolo. C'è un grande e gigantesco quadro teologico di ciò che significa essere riscattati e salvati. Ci riuniamo a Pasqua per commemorare l'antica storia della liberazione dei nostri antenati dalla schiavitù egiziana, da parte del potente potere di Dio. Questa è la storia del popolo di Dio, il tesoro di tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nel Messia, che è il nostro agnello pasquale, il compimento del significato della Pasqua ebraica, poiché egli è morto per portare un nuovo esodo dal peccato e, nella celebrazione dell'ultima cena, il Seder di Pescià ha istituito la festa della Santa Cena come una festa perpetua di commemorazione, esaltando la più grande liberazione attraverso Dio con la sua morte e risurrezione. Egli, infatti, è colui che ha sopportato il nostro peccato e la nostra sofferenza e non temiamo più il giudizio di Dio. Siamo liberi di vivere nuove vite in suo potere. L'ospite del banchetto, sia che si tratti di Gesù ai suoi tempi o fino ai nostri giorni, il suo compito è quello di consegnare a coloro che l'ascoltano la storia dell'esodo dall'Egitto, di come Dio li ha liberati da un incredibile periodo di schiavitù e questa narrazione della storia può richiedere fino a 4 ore. Ma trovo che probabilmente la narrazione più concisa e bella della storia si svolge in 3 versi del libro del Deuteronomio. È così bello perché questo è una storia d'amore, l'amore di Dio per il suo popolo e la sua liberazione.
E il Deuteronomio 7 dice: il Signore non ha posto il suo affetto su di voi e vi ha scelto perché eravate più numerosi di tutti gli altri popoli. In realtà eravate i più pochi di tutti i popoli, ma è stato perché il Signore ti ha amato e ha mantenuto il giuramento fatto ai tuoi antenati, che ti ha fatto uscire con mano potente e ti ha riscattato dal paese della schiavitù, dal potere del faraone re d'Egitto. Sappiate dunque che il Signore vostro Dio è Dio. Egli è un Dio fedele che osserva il suo patto d'amore a mille generazioni, di coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Vogliamo soddisfare i bisogni pratici di coloro che vivono in Israele, siano essi ebrei o arabi. Il Deposito Giuseppe è stato istituito come un canale della misericordia di Dio attraverso la distribuzione di cibo, forniture mediche e altri beni di prima necessità ai più bisognosi. Chiamando il numero sullo schermo e diventando un partner mensile con noi, o andando online e facendo un regalo, una tantum. Oggi possiamo soddisfare i bisogni di più persone nella terra. Per favore, date generosamente. Il vostro dono fa la differenza per chi ne ha bisogno. Siamo arrivati a quella parte della cerimonia in cui ci laviamo le mani. Rachat. Dite tutti Rachat. Molto bene. Significa lavaggio. Questo simboleggia il sacerdote del Tempio che doveva lavarsi le mani. Per questo stasera sono vestito da sacerdote. Come dicevo, nel lavatoio prima di offrire sacrificio e di entrare nel Santo dei Santi, nel quale solo il sommo sacerdote aveva l'ingresso. Ora tutti noi siamo entrati alla sua presenza attraverso il suo sacrificio. Yeshua potrebbe aver colto l'occasione per lavare i piedi dei suoi discepoli come lezione di umiltà. Giovanni, capitolo 13, versetti 5 e 7, dice: versò dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e a pulirli con l'asciugamano con cui era stato cinto. La Torah dice a tutta la congregazione di Israele. La Mishnah aggiunge: in ogni generazione un uomo deve considerare se stesso come se fosse uscito dall'Egitto. E l'Esodo aggiunge che ogni uomo prenda per sé un agnello secondo la casa di suo padre. Poi tutta l'assemblea della congregazione di Israele lo ucciderà al crepuscolo. Allora mangeranno la carne di quella notte, arrostita nel fuoco, con pane azzimo e con erbe amare lo mangeranno. Meaning arm, recalls the Passover lamb. If possible, we use a shank bone in recollection of God's outstretched arm to save his people. And of course, there's the bone, the shank bone of the lamb, reminiscent of the Passover lamb. And to remember that the blood of the lamb was painted over the doorposts of the house of the Hebrews in Egypt. And when the angel of death saw the blood of the lamb, he passed over and those houses were spared. And we recognize the act of Yeshua on the cross as doing the same thing for us, and that when we put our faith in the death and the resurrection of the Messiah, that it is as if the blood of the lamb covers us and protects us from the power of the angel of death. Qual è il significato di questo osso di stinco? Ci ricorda l'uccisione degli agnelli il cui sangue è stato messo sui pali delle porte delle nostre case, per proteggerci dall'uccisione dei primogeniti. Il Messia è il nostro agnello pasquale, il sacrificio per il nostro peccato, quello da cui siamo redenti. Il sale con l'acqua simboleggia il sangue del primo agnello pasquale cosparso sugli architravi e sugli stipiti delle porte israeliti prima dell'Esodo. Il sangue sarà per te un segno sulle case dove ti trovi. E quando vedrò il sangue, passerò su di voi, e la peste non sarà su di voi a distruggervi quando colpirò la terra d'Egitto. La celebrazione della Pasqua samaritana sul monte Gerizim è un luogo unico in Israele per testimoniare come una Pasqua biblica avrebbe potuto essere celebrata 3.000 anni fa. Ogni famiglia della comunità di 700 persone prende un agnello per casa e al crepuscolo, dopo la preghiera dei sommi sacerdoti, i samaritani uccidono gli animali sulla cima di una montagna, sopra Shechem. Le dita immerse nel sangue di Pasquale segnano la fronte di ogni agnello e tutti benedicono con gioia l'un l'altro. È una tradizione antica. Le carcasse vengono preparate secondo l'ingiunzione biblica e ogni pecora viene trafitta su un lungo palo di legno con un giunto a croce. L'agnello impalato viene sollevato e poi sepolto per la cottura in forni sotterranei per 3 ore. È come una sepoltura. Il buco è coperto da fango.
A mezzanotte gli agnelli arrostiti vengono portati fuori dalla fossa ardente, pronti per l'uso familiare. I samaritani non sono gli unici ad avere tradizioni pasquali. Secondo il profeta Zefania, da oltre i fiumi d'Etiopia i miei adoratori, le figlie dei miei dispersi, porteranno la mia offerta. La parola ebraica minati, che potrebbe essere interpretata come un'offerta di carne. E parlando dell'Etiopia, sacrificano ancora gli agnelli della Pasqua ebraica. Fassica è una festa cristiana ortodossa etiope che commemora il giorno in cui gli israeliti furono liberati dalla schiavitù egiziana. Coincide con la Pasqua. L'Etiopia è un paese con antichi legami con Israele, che risalgono alla regina di Saba e al re Salomone. Con l'avvicinarsi della Fassica, ogni famiglia etiope ha una pecora festiva. I mercati, i bordi delle strade, le case, persino i tetti degli autobus portano la testimonianza dei preparativi di Pascal per il grande sacrificio che cade il mattino di Pasqua. Milioni di pecore vengono macellate e preparate vicino alle porte delle abitazioni di tutta la nazione. In molti casi, gli agnelli vengono infilzati dagli stipiti delle porte e da architravi che ricordano l'Esodo. Scegliete e prendete gli agnelli per voi stessi, secondo le vostre famiglie, e uccidete l'agnello pasquale. E prendete un mazzo di issopo, immergetelo nel sangue che si trova nella vasca e colpite l'architrave e i due stipiti della porta con il sangue. Rimanete aggiornati su ciò che sta accadendo in Israele e nel popolo ebraico e arabo, con informazioni e notizie fino al minimo dettaglio, da un punto di vista biblico. Iscrivetevi oggi a Jerusalem News Network, una ricchezza di informazioni gratuite, commenti e notizie aggiornate direttamente dai credenti che vivono nella terra di Israele. Questo include il nostro regolare aggiornamento di Gerusalemme via email, ora disponibile in più lingue. Per iscriverti vai su roads4u.tv. Questo è il modo migliore per tenersi informati su tutto ciò che succede in Israele. Abbiamo i primi tre mazzot che commemorano il pane azimo che i nostri antenati mangiavano nella loro frettolosa partenza. Azimo perché non c'era tempo per far lievitare la pasta. Il lievito è un simbolo del male e nella salvezza di Dio siamo purificati dal male attraverso la sua parola. Ci sono due ragioni per cui il pane è così com'è. Una ragione è che gli ebrei hanno lasciato l'Egitto così rapidamente. Non hanno avuto il tempo di impastare il pane e di aspettare che si alzasse. Ma Gesù in seguito ha paragonato la lievitazione del pane al peccato della propria vita. Ecco perché gli ebrei sono molto attenti a perquisire le loro case, prima della Pasqua ebraica. Ha-laila ze, ha-laila ze, kulo matza. Perché questa notte è diversa da tutte le altre? Nelle altre sere possiamo mangiare pane azimo o non azimo, ma in questa notte mangiamo solo pane azimo. Il pane che probabilmente sarebbe stato usato nel primo secolo molto probabilmente aveva un aspetto simile a questo. È incredibile perché dal momento in cui l'acqua colpisce la farina fino a quando non viene effettivamente cotto, deve essere un lasso di tempo molto molto breve. Quindi per permettere al calore di passare più velocemente per cuocere questo in forno. In realtà è stato forato e si vedono anche qui dei buchi. Quando è cotta crea così un effetto a strisce. Oggi guardiamo a Gesù che spezza il pane quasi come un simbolo del suo corpo, sia nell'aspetto che in quello che ha detto, quando ha detto «Questo è il mio corpo spezzato per voi». È interessante come quel simbolo venga fuori semplicemente per le caratteristiche fisiche di come è cotto. Rompere la mazza centrale in due, togliendone una metà e mettendola da parte. Una metà si nasconde. Questa porzione è la phikomen, che è in greco, che significa sono venuto. Ricordiamo che il mazza di mezzo della divinità è stato rotto per noi a Pasqua. Ne mettiamo metà sotto un cuscino, ricordando la sua sepoltura. Questo pezzo ci ricorda anche un po' il Messia stesso, perché per le sue ferite siamo stati guariti. Passover celebration by the Messianics.
e ti chiedi perché quella parola greca che significa che sono venuto. Nel Seder Pasquale ho almeno una Gadà che ammette la possibilità che forse nel primo secolo c'erano così tanti credenti ebrei in Yeshua, che avevano una tradizione che designava la mazza per indicare l'agnello pasquale, che forse nel loro numero di influenza si sono insinuati in un seder tradizionale. Prendiamo ora la ficomen del dessert che è stato messo da parte. Ci rendiamo conto che è stato a questo punto della celebrazione del seder da parte di nostro Signore che ha istituito la cena o la comunione del Signore come un memoriale perpetuo che soddisfa il significato della Pasqua. Egli è il pane della vita, il nostro vero e pieno dessert, come Egli ha insegnato. È stato durante un seder che Yeshua ha istituito quello che molti cristiani chiamano l'ultima cena. Dopo questo prese la coppa, la terza coppa del seder di Pasqua, e disse: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Questo si fa tutte le volte che lo si beve in ricordo di me». Per ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, proclamate la morte del Signore fino alla sua venuta. Luca ci fa sapere fin dall'inizio, nel capitolo 22, che questo non era un pasto qualsiasi. Questo non è stato solo l'ultimo pasto di Gesù con i suoi discepoli. Questa era una celebrazione della Pasqua ebraica. Gesù ha detto che troverete un uomo che porta una pentola d'acqua. Nel primo secolo gli uomini non portavano pentole d'acqua. Quello era un lavoro da donna. Così quel primo indizio ci fa sapere che probabilmente si trattava di un gruppo di esseni a cui Gesù mandava i suoi discepoli. Un altro indizio è quando troverete quest'uomo. Ditegli che il maestro sta cercando un posto dove fare la Pasqua ebraica con i suoi discepoli. Nella comunità di Essene il maestro del lavoro era una parola di ronzio per una figura messianica che sarebbe venuta ad addestrarli alla guerra con i figli della luce, contro i figli delle tenebre, che consideravano il principale flusso giudaico. Così possiamo iniziare a mettere insieme questo quadro e poi capire che il quartiere Essene era il luogo dove Gesù era con i suoi discepoli quella notte. Per quanto riguarda il calendario, la comunità degli Esseni si è comportata in modo leggermente diverso. Questa teoria di una Pasqua ebraica potrebbe spiegare perché Yeshua e i discepoli fecero la cerimonia la sera precedente a quella celebrata dalla maggioranza ebraica. Se Yeshua avesse celebrato la data della Pasqua ebraica, che si basava sul calendario solare di Essene, avrebbe potuto morire sulla croce più tardi, nello stesso momento in cui gli agnelli venivano sacrificati alla regolare vigilia della Pasqua. I quattro bicchieri di vino che beviamo ci ricordano che Dio ascoltava, Dio ricordava, Dio vedeva, Dio si preoccupava, come menzionato nel capitolo 2, 24-25 dell'Esodo. Così fece delle promesse, disse a Mosè: «Dite ai figli di Israele che io sono il Signore. Io vi libererò dal fardello degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù, ti redimerò con un braccio teso e con grandi giudizi, ti prenderò come mio popolo e sarò il tuo Dio. Allora saprai che sono il Signore tuo Dio che ti fa uscire dal fardello degli egiziani e ti porterò nella terra che ho giurato di dare ad Abramo, Isacco e Giacobbe e te la darò come eredità. Io sono il Signore». Durante i giorni di Yeshua, secondo il Mishnah, si bevevano quattro coppe di vino che avevano un significato per loro. Sono tratti dalle quattro promesse di redenzione dell'Esodo, capitolo 6. La prima promessa fu: «Io ti porterò fuori», e quindi il primo calice di vino è il calice della santificazione. Cantiamo alcuni salmi e ci rallegriamo per il fatto che siamo stati liberati. Ed ecco che la seconda coppa si chiama la coppa della libertà. «Io vi libererò», dice l'Esodo, e così brindiamo al Signore e ringraziamo Dio per la meravigliosa libertà. Dopo il cibo rendiamo grazie, e poi c'è una terza tazza da bere. Secondo il capitolo 6 dell'Esodo, la terza promessa era «Io ti redimerò». La coppa più importante è la terza coppa, che nessuno sa da quanto tempo sia stata chiamata la coppa della redenzione, ma oggi si chiama coppa della redenzione. Mentre leggete il libro di Luca e vedete cosa succede con i discepoli, potete leggere molto chiaramente che Luca ha registrato per noi che è stato il calice dopo il pasto che Gesù ha sollevato e detto: «Questo è il mio sangue versato per voi». È anche il calice che egli disse:
non parteciperò di nuovo a questo fino a quando non parteciperemo insieme nel regno dei cieli. Facciamo una pausa musicale con Batia. Vi piace la musica dei programmi Radici e Riflessioni? Siamo lieti di dirvi che tutta la musica di Barry e Batia è disponibile su CD o DVD. La loro musica è una fusione unica di elogi al culto israeliano e occidentale. Tutti gli album sono disponibili per l'acquisto sia chiamando il numero sul vostro schermo, sia andando online su roadsforyou.tv. Quindi agisci ora e aggiungi uno di questi favolosi album alla tua collezione. So act now and add one of these fabulous albums to your collection. It was then that God opened the Red Sea for Israel to pass through. Pharaoh's men followed, only to be drowned in the return of the parted waters. So now we're going to remember the 10 plagues. Everybody say, oi. Oi. These are the 10 plagues which the Lord brought upon the Egyptians in Egypt. So we now pour out some wine for each plague in remembrance of the pain our enemies suffered. Blood. Dam. Frogs. Tzordea. Gnats. Kinim. Beasts. Rov. Pestilence. Devil. Boils. Shchim. Hail. Barad. Locusts. Arbe. Darkness. Choshech. Slaying of the firstborn. Machat v'chorot. Dayenu. Mentre il popolo ebraico prende quel calice e ricorda le piaghe che Dio ha riversato sull'Egitto, devi capire che non è stato nell'ira che Dio ha fatto questo, ma è stato nell'amore per il popolo egiziano, perché ha affrontato gli dei d'Egitto con ognuna di quelle piaghe. Sia che si trattasse del fiume Nilo, che era il dio Api, sia che si trattasse di un'altra delle piaghe che Dio ha riversato sull'Egitto, le rane che sono arrivate sulla terra per il Dio che ha aiutato le donne nel parto. Tutte queste cose mettevano il popolo egiziano di fronte alla sovranità di Dio. Lui è il Dio onnipotente e cerca di allontanarli dagli dèi che essi adoravano. Allora il Signore disse a Mosè: alzati presto la mattina e mettiti davanti al Faraone e digli: così dice il Signore Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo affinché mi serva, perché in questo momento manderò tutte le piaghe al tuo cuore, sui tuoi servi e sul tuo popolo, affinché tu sappia che non c'è nessuno come me in tutta la terra. Questa è la coppa della liberazione. Ci libera dalla schiavitù del peccato. È unica nella sua santità. Preghiamo questa preghiera. Tu sei benedetto, eterno nostro Dio, dominatore dell'universo, creatore del frutto della vite. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. L'chaim. Let's have a lot of wine. L'chaim to me was always to life, and whenever we toast with family and we raise our glasses, we are toasting to life, everyone's well-being. So we say l'chaim because we drink to life, because as Jews, we, you know, we drink for happiness and joy and for simcha, and we drink to good occasions, so we like to drink to life. L'chaim is to life. That's to live, to the life of the nation of Israel, to the life of those who uphold Torah, to the life of the whole land of Israel. La coppa che conclude l'intero pasto pasquale è chiamata la coppa dell'elogio.
Leggiamo nel Vangelo che dice: e loro hanno fatto un inno e sono usciti con la sabbia. Il cantico che hanno cantato si chiama il grande allele. Potrebbe andare avanti per molto, molto, molto tempo. Erano molti salmi. Gran parte della Pasqua ebraica di Haggadah proviene dal Mishnah, redatta da Giuda Hanasi nel III secolo. Perciò siamo tenuti a rendere grazie alla lode, a glorificare, ad onorare, ad esaltare e a benedire colui che ha fatto tutte queste meraviglie per i nostri padri e per noi. Egli ci ha portato dalla schiavitù alla libertà, dal dolore alla gioia, dal lutto al giorno di festa, dalle tenebre alla grande luce, dalla servitù alla redenzione. Quando tutti gli agnelli della Pasqua sono stati offerti, il coro del Tempio e l'orchestra hanno cantato dal Salmo 113 al Salmo 118, e questo è chiamato l'Alleluia. Salmi di lode. Cantavano questi salmi e suonavano questi salmi mentre gli agnelli venivano sacrificati e offerti. In un seder di casa questi canti venivano portati nella celebrazione domestica. Prima di mangiare l'agnello si cantava alcuni salmi e dopo che l'agnello era stato mangiato l'allel era finito di essere cantato. Lasciarono la stanza cantando l'allel. Se questo è vero, egli cantava il Salmo 118, che parla di legare il sacrificio sulle corna dell'altare. Parla di Yeshua che è la pietra angolare principale respinta dal suo popolo. Lode al Signore, lode, o servi del Signore, lode al nome del Signore. Dal sorgere del sole al tramonto, il nome del Signore è da lodare. La Bibbia dice che prima che venga il Messia, Elia verrà e annuncerà il suo arrivo. Giovanni Battista ha adempiuto a questo ruolo. Elia tornerà prima della seconda venuta di Yeshua? Chi lo sa? Il posto che vedi con la sedia vuota è una coppa speciale ed è stato considerato il posto di Elia. Forse possiamo anche aprire la porta per invitare Elia a entrare e dire che anche così verrà il Signore Yeshua. Some have said that our Messiah occupied this place during his Seder and there was no empty seat, so that we should think of this as the place or symbol of Yeshua's presence.